Oggi si sente parlare sempre più del concetto di smart city, sia nel mondo accademico che nel mondo appunto industriale e anche e soprattutto nel settore delle policy europee, nazionali ed internazionali. Ma definire con precisione e quantitativamente che cos'è una smart city, quale sia la città più smart appunto a vari livelli, ai vari livelli, è molto difficile. E per questo è stato istituito già qualche anno fa presso lo IEFE il Working Group Smart City e in seguito questo Working Group è confluito nell'osservatorio appunto della Green Economy ed in particolar modo nel tavolo delle policy. All'interno di questo, appunto, all'interno di questo osservatorio è stato possibile quindi approfondire il concetto di Smart City e soprattutto andare ad analizzare i numerosi indicatori che sono stati sviluppati a livello nazionale, a livello europeo e a livello internazionale. A seconda degli indicatori utilizzati, tuttavia, cambia notevolmente appunto i ranking o comunque le classifiche delle città più smart. Ad esempio, appunto, nei rapporti della Commissione europeo, spesso si trova come città più smart Barcellona, oppure, appunto, quando si valorizzano altre tipologie di indicatori, ad esempio più legati all'aspetto digitale, ad esempio, di solito prevale Londra. La stessa cosa, ad esempio, vale anche per l'Italia, nel quale già a partire dagli inizi, appunto, del 2010 più o meno, sono state condotte numerosi studi che hanno portato a diversi ranking. Anche qui i risultati comunque delle varie città variano notevolmente a seconda degli indicatori che vengono presi in considerazione. Anche se è vero appunto che ad esempio Milano quasi sempre appare come la città più smart italiana. Anche se ad esempio quando si valorizzano invece indicatori, come dire, più sociali, comunque più attenti alla governance e alla qualità della vita, tende invece a prevalere ad esempio città come Bologna. E questo appunto avviene anche a livello europeo, in cui ad esempio nel 2014 la Commissione europea ha condotto anche anch'essa uno studio sugli indicatori della smartness di una città e anche qui i risultati sono stati molto variegati, ad esempio è emersa come la città più smart Amsterdam e anche qui o Helsinki o comunque altre o anche Copenaghen. Mentre, come dire, Milano appare in una posizione molto, molto diversa. Quindi, definire esattamente che cos'è una smart city è molto complesso, è molto difficile, ma, è possibile, tuttavia, appunto, ed è un po' la lettura che abbiamo dato nel nostro osservatorio, appunto, qui in Bocconi, è possibile, appunto, lavorare sul miglioramento degli indicatori ed in particolar modo misurare il valore sociale ed economico che effettivamente questi investimenti smart sono in grado di generare.